Signore e signori, buonasera e bentornati. Io sono Lexi e questo è un canale sul quale mi piace portare spunti di riflessione sugli argomenti più disparati e non un canale dedicato alla lingua tedesca come molti sembrano pensare. E tuttavia, oggi torniamo a parlare di lingua tedesca, tanto per contraddire un attimo quello che ho appena detto. Credo che il video che ha avuto più successo in assoluto sul mio canale sia quello che ho fatto ormai un paio di anni fa, e a proposito dei trucchi per parlare il tedesco, quindi della semplicità del tedesco. Oggi volevo darvi un'altra serie di trucchi per riuscire a conversare in tedesco senza capire il tedesco. E qui credo di dover fare un piccolo disclaimer, perché sotto l'altro video mi è venuta gente a scrivermi: ma questo qua non è imparare il tedesco, è offensivo nei confronti dei tedeschi dire che il tedesco è semplice, e via dicendo, che questa non l'ho tanto capita in realtà. Comunque, andava fatto forse una precisazione anche sotto quel video, che in realtà non ritenevo necessaria. Non era un'intenzione di portarvi a un livello madrelingua con un piccolo trucchetto, era semplicemente andare ad aiutare nelle prime fasi. Poi chiaramente, se una persona vuole andare a parlare il tedesco con un madrelingua, a livello di un madrelingua, tenere conferenze e via dicendo, e quindi essere a un livello sostanzialmente alto di tedesco che consente di creare conversazioni corrette, grammaticalmente corrette, ecco, il mio trucco serve assolutamente a zero. Pensavo di non aver bisogno di specificarlo, ma a quanto pare sì. Quello che voleva essere il mio video era un aiuto per chi va ad approcciarsi alla lingua come primo aiuto, che poi chiaramente ha bisogno di essere integrato con appunto uno studio più approfondito anche della grammatica, volendo. Non pensate di poter utilizzare il mio trucco per imparare il tedesco in 2 giorni, perché sono la prima a dirvi che tutti questi metodi che vi pubblicizzano, impara l'inglese in 3 giorni, impara il tedesco in 1 mese, via dicendo, e li potete prendere e buttare letteralmente nel cestino, perché vi serviranno poco, cioè il 90% è tutta pubblicità. E stessa cosa per il video di oggi, cioè non pensate di poter andare a conversare con un tedesco e capire quello che dice, anche perché appunto questo qua è un video per parlare il tedesco senza capire cosa dite. E la domanda è: ma perché mi serve? Ma, se siete persone come me, vi può servire, nel senso che a me non sempre interessa quello che mi dicono le altre persone. Per cui, in quei casi, non ha neanche senso andare a chiedere cosa stai dicendo, guarda che non ho capito. È un semplicemente continuare la conversazione per educazione, cioè se l'altro voglia di parlare, io lascio volentieri parlare, però non sono particolarmente interessata a quello che è da dirmi. E qualcuno potrà dirmi: oh, ma è maleducato, e via dicendo. Sì, probabilmente è maleducato, quindi questo sarà un video per maleducati. La prima cosa che potete fare quando un tedesco madrelingua vi dice qualcosa e non capite un accidente è semplicemente andare a dirgli: non ho capito un accidente, ovvero ich habe das nicht verstanden. Non ho capito, ich habe, io ho, das, questo, nicht verstanden. Non capito, perché i tedeschi sono un po' reversi nella struttura della frase, ma ich habe das nicht verstanden, quindi non ho capito. E si presume che se l'altro è cortese si metterà a ripetere quello che ha detto, in caso contrario, vabbè, insomma, siete con un cafone, non vedo perché dovete andare a conversare con persone del genere. Insomma, cioè, è una cosa reciproca dopo una conversazione. Un'altra cosa che potete fare è chiedergli cortesemente di ripetere se è un amico, quindi dandogli del tu. Gli potreste, ad esempio, dire, non lo so, könntest du das wiederholen? Potresti ripetere quello che hai detto, sottointeso, perché das è questo, oppure dandogli del lei, können Sie das bitte wiederholen? Ovvero, potrebbe ripetermi, e soprattutto questo bit che è molto elegante, che è per favore e che è anche prego, perché il tedesco è molto flessibile, la stessa parola si può utilizzare in contesti diversi, come abbiamo visto nell'altro video, che magari vado direttamente a linkare se per caso ve lo foste persi. Chiusa questa piccola parentesi, cioè su quello che potete effettivamente fare per cercare di andare a capire quello che l'altra persona vi sta dicendo, vediamo cosa potete fare quando non vi interessa andare a capire, oppure avete chiesto di ripetere troppe cose. Questo qua continua a parlarvi dei massimi sistemi e non riesce a capire che non riuscite a seguirlo. A un certo punto vi cascano le braccia, decidete: vabbè, lasciamo perdere questo, lasciamolo parlare. E una cosa che potete fare è semplicemente:
tutto il tempo che lui parla, però potreste anche voler utilizzare qualche termine qua e là, così magari lui pensa anche che voi riusciate a capire qualcosa. E forse è proprio questa la discriminante, cercare, non so, se vi interessa fargli credere che voi capite qualcosa o meno. Poi c'è sempre la possibilità che questo sistema fallisca e l'altra persona sia magari particolarmente intelligente o sbagliate qualcosa, nel senso che annuite nel mente sbagliato e allora l'altra persona comunque capisce che non state capendo un accidente, però ripeto, ci sono alcuni sistemi che potete utilizzare, o meglio, alcune paroline molto semplici da pronunciare. Fatto la battuta, che potete utilizzare. La prima è che è utilizzatissima soprattutto a Berlino, è un semplicissimo echt, che vuol dire davvero. Quindi qualunque cosa l'altra persona vi stia dicendo, voi a un certo punto potete davvero, come se foste sorprese, quindi lui sente un po', ho detto qualcosa di interessante, l'ho sorpreso, l'ho colpito, quando non avete capito un accidente in realtà di quello che ha detto, però comunque fate un piacere all'altra persona, no? Quindi abbiamo questo echt. Oppure anche un po' scandalizzato, echt, o con tutte le intonazioni possibili della cosa. Simile a questo echt, che significa davvero, c'è wie, ovvero come, però ho utilizzato più, come dire, in che senso. Quindi questo qua magari potrebbe portare a ulteriori spiegazioni e essere utile anche nel caso di prima, cioè il caso in cui volete effettivamente capire. E lo pronunciate con un convinto wie, non so, come, che hai detto? Oppure vi scandalizzato, se avete idea che vi sta raccontando qualcosa che di disgustoso, di terribile, vi. Proprio qua anche l'espressione facciale secondo me vi aiuta. Un po' più neutrale, che quindi vi può salvare in ogni caso, c'è un meinst du, ovvero credi che qualunque cosa stia dicendo l'altro vi assicuro che vi salva. Perché, non so, sto dicendo, il presidente degli Stati Uniti è un grande imbecille, e voi rispondete, meinst du? E quell'altro in teoria riattacca a parlare perché ha un credi, e lui ti dice sì, ci credo, sono convinto, e magari avete anche la possibilità che ripeta quello che abbia detto prima. Quindi torniamo al caso 1, ovvero quando volete capire. Ultima cosa che mi è venuta in mente che potete utilizzare è un semplice naja, che è un vabbè, ma sì, è utilizzato in entrambi i contesti, quindi va bene sia in positivo che negativo, che è semplicemente sì, sono qui, sono presente, sono piuttosto indifferente al tuo discorso, e quindi è utilizzabile anche questo in tantissimi contesti diversi, e presumibilmente non fa capire all'altra persona che non avete capito un accidente di quello che vi ho appena raccontato. E questi erano i trucchetti che mi sono venuti in mente per riuscire a conversare con un madrelingua tedesco o con chiunque parli tedesco senza capire un accidente, e possibilmente senza fargli capire che non capite un accidente. Poi, se vi siano utili o meno, questo sta un po' a voi deciderlo. Se il video non vi è piaciuto, pollice in giù; se il video vi è piaciuto, pollice in su. In entrambi i casi fatemi sapere perché; se lo ritenete utile, aiutatemi anche magari a condividerlo. Su questo canale, come dicevo prima, affrontiamo sempre tantissimi argomenti diversi, quindi è un canale molto random. Se avete proposte, fatemi sapere questo qua sotto nei commenti. E se vi piace semplicemente riflettere o ritrovarvi ogni settimana, anzi 2 volte a settimana in realtà pubblico, spunti di riflessione diversi, ecco, sapete dove tornare. Se vi piace particolarmente, potete anche, volendo, andarvi ad iscrivere al canale, cliccare la campanella per essere sicuri di ricevere tutte le notifiche. E io andrei veramente a concludere, per cui ci sentiamo tra qualche giorno con il nuovo video. Nel frattempo auguro a tutti una buona serata.